Siamo a Forlì, a due passi c'è Santa Maria Nuova, no? Il paese di Simona Galassi. Ma è iniziato il combattimento, boxano entrambi con il destro proteso in avanti, quindi sono due mancine. Cercherà di accorciare la distanza Stefania Bianchini con Simona Galassi, che invece deve tenere a bada la sua avversaria. Già dalle prime schermaglie si vede lo stile della Simona, impostata ancora come i dilettanti, mentre la Bianchini molto più mobile, molto più da fighter. Sì, boxano tutte e due con il compasso delle gambe piuttosto ampio, come se fossero delle picchiatrici. Invece sono un tecnico e un'altra che viene avanti, che conta sul maggior numero di colpi per domare naturalmente l'avversario. Pantaloncini rossi per la campionessa del mondo Stefania Bianchini, pantaloncini bianchi invece per Simona Galassi. Tocca con il destro largo Simona Bianchini, poi ha provato anche a doppiare solo parzialmente a segno. Tifo femminile, dai Stefania che sei la più forte, rimbrottata immediatamente dal tifo naturalmente locale. Tocca con il sinistro alla Galassi. C'è importante guardare negli occhi l'avversario per capire quello che fa. Si guardano tutte e due negli occhi. Secondo me qui adesso vale molto la situazione psicologica, sicuramente. Ecco, vedi, questo rientrare. È brava Simona a rientrare quando la Bianchini va a vuoto, e deve stare attenta la Bianchini a non andare a vuoto così spesso. Però la mette in costante pressione, perché porta sempre due colpi, mai un colpo isolato la Bianchini. Deve accorciare probabilmente un pochino di più la distanza, se vuole poi premere sull'avversario. Si conclude il primo round sostanzialmente equilibrato. Certo. Equilibrato vuol dire che hanno portato grosso modo lo stesso numero di colpi. Abbiamo capito subito le caratteristiche dei due, con la Bianchini che muove costantemente le mani, non per portarle sull'avversario, certo, sì, ma per approcciarsi, certo, all'avversaria. Invece la Galassi che sta molto attenta, anche quando porta i colpi dritti, guarda sempre la traiettoria dei colpi dell'avversaria. Certo, perché lei non vuole dare spazio alla Bianchini, vedi. Non vuole dargli... Ecco il sinistro della Galassi, poi prova a doppiare con il destro fuori misura e poi c'è l'abbraccio. È stata brava a accorciarsi, vedi, la Bianchini lei porta sempre due o tre colpi, non porta mai un colpo isolato. Quindi se tu ti fermi sui colpi, vieni colpito. È brava la Simona a dover andare indietro con le gambe per poi rientrare. Quindi se tu dici che la differenza alla lunga la possono fare anche questi colpi isolati. Certo, sicuramente sì. Però bisogna vedere che ritmo impone al MES la Bianchini. Villa Romiti di Forlì, seconda ripresa, campionato mondiale dei pesi mosca WBC, due italiane sul ring, Stefania Bianchini e Simona Galassi. Non è facile per la Bianchini raggiungere il bersaglio, perché deve partire da molto lontano. Deve fare due passi avanti per raggiungere. Brava la Simona a mandarla a vuoto per poi rientrare. Però quando non ci riesce, rimane nel gancio sinistro della Bianchini. E qui riesce a toccare a due mani la sfidante. Poi c'è l'intervento dell'arbitro, ricorda la campionessa del mondo a non portare la testa pericolosamente in avanti. Vedi, in questo caso ti ho detto, è venuto avanti, la Simona si è fermata e lei ha messo il sinistro la Bianchini. Ancora il sinistro non è uscita perché nel corpo a corpo. Certo. Riesce a toccare a due mani Simona Galassi. E qui è molto brava la Galassi comunque a bloccare l'iniziativa dell'avversario, sulla corta distanza non vuole combattere, non le conviene. Largo sinistro della Bianchini. Avendo qualche centimetro sinistro, più sinistro molto bello della Galassi, certo. Ha scelto il tempo, ha mandato fuori misura l'avversario, ancora fuori misura, bravissima la Galassi, molto brava, riesce a fare quel passo all'indietro e poi toccare ancora con il destro. Le qualità della Simona non le sappiamo, le conosciamo bene. Ecco, però poi qui vedi la grinta e il vigore della campionessa del mondo, lavora sopra e sotto. È questo che dà incertezza al mezzo, credo. La Bianchini ha questa grande forza di volontà, vedi, pressa l'avversario, non gli dà scampo, non la fa ragionare, e questa deve essere la sua tattica.
E quindi non deve cadere assolutamente in questa trappola la Simona Galassi, perché sulla distanza riesce a fare, certo, il match. Bravo. Quando si accorcia, no. E la Bianchini non deve lasciare il sinistro della Galassi, molto bello. È dubbio che ha portato i colpi più belli, più precisi, la Simona Galassi, la sfidante. Ancora le due teste che si sfiorano, e forse... però la sta pressando molto. Quattro riprese se ne sono andate, inizia la quinta, match è previsto sulla distanza delle 10 riprese. Subito l'attacco Stefania Bianchini, campionessa del mondo in calzoncini rossi, due mari da parte della Simona Galassi, anche se che poi fa fatica però a allungare la traiettoria del colpo quando l'avversario accorcia la distanza. Beh, certo, la Simona non sa fare lavorare da vicino, in gergo non è una picchiatrice, non sa fare, mentre la Bianchini è molto abile al corpo a corpo. Quindi Simona deve essere brava a non dargli quella distanza, quella corta distanza che la renderebbe inefficiente lei, e alla Bianchini darebbe un vantaggio. Non dobbiamo dimenticare che queste due ragazze hanno entrambe una laurea in scienze motorie, sì, fanno del personal trainer, sì, il loro mestiere, sì, ma con delle esperienze anche a livello televisivo. La Galassi ha fatto anche l'indossatrice, ha sfilato. Certo. La Bianchini fa la commentatrice televisiva. Adesso anche la Bianchini non riesce a trovare lo spazio per mettere i colpi, perché è brava la Simona da vicino, si accorge. E qui è molto brava la Galassi, perché stimola l'avversaria, la manda a vuoto e rientra immediatamente. Nel momento in cui, ancora adesso il destro, nel momento in cui la Bianchini non riesce ad accorciare distanza, quindi quando rimane sulla lunga, abbassa la guardia, i colpi della Galassi entrano puliti, sì, e precisi. Ha preso o una testata o un colpo anche la Simone, quindi diciamo che è cruento, siamo nelle fasi cruente. Brava, bella questa combinazione. Vedi, molto se gli lascia quella distanza non c'è speranza. Ancora indietreggiando riesce a toccare la Galassi, ma poi accorcia la distanza alla Bianchini, si ricomincia da capo, dice Daniel Van de Viele, l'arbitro di questo match. E si conclude la quinta ripresa, anch'essa con preferenza. Siamo alla settima ripresa. Campionato mondiale dei pesi mosca versione WBC, di fronte alla campionessa in calzoncini rossi Stefania Bianchini e la sfidante Simona Galassi. Match tutto italiano. Stefania Bianchini, campionessa del mondo dal 2005. Simona Galassi, da dilettante, tra il 2000 e il 2004. 2001 e 2004 ha vinto tre volte il campionato del mondo e tre volte il campionato europeo. Ecco qua il verdetto. Per il primo giudice ci sono 4 punti di vantaggio per la Galassi, 4 per il secondo e 4 per il terzo. Beh, diciamo che probabilmente ci doveva essere stato un errore, questo era un 29, non era 28, perché ci sembrava strano, altrimenti i conti non tornano. Era una copia, e quindi quel 9 era diventato un 7 stiracchiato. No, ci sembrava strano che ci potesse essere un giudice che potesse vedere il vantaggio della Bianchini. Secondo la mia interpretazione, dei giudici valutano lo stile della Simona, i colpi più efficaci li ha portati Simona. La Bianchini si dà molto da fare, però, come si suol dire, non stringe mai. E perché per la prima volta si è trovata di fronte a un'avversaria che gli ha posto un quiz ben preciso. Come fai tu a superare i miei diritti di sbarramento e la mia capacità di rientrare quando tu stai attaccando, vuoi fuori misura? Ancora. Colpendo, andando indietro, e poi colpi sotto subito dopo. Sicuramente Simona sta mettendo tutto il repertorio, sta mostrando tutto il repertorio. Vediamo, c'è da sistemare il legaccio della scarpa sinistra della campionessa del mondo Stefania Bianchini. Un match molto sentito, tra l'altro la Bianchini doveva difendere il titolo di campionessa del mondo
dall'assalto della Helen Olszewski, e poi naturalmente la vincitrice di questo confronto dovrà ottemperare a questo obbligo. E devo dire che la Stefania Bianchini bisogna che faccia qualcosa di più, molto di più, per cercare di sovvertire uno pronostico che la vede in questo momento nettamente al di sopra pugilato. E questo può avere tratto in inganno in qualche modo, certo, la Bianchini. Ma siamo ora al nono e penultimo round del campionato mondiale dei pesi mosca, versione WBC, alla Villa Romiti, Palazzo dello Sport di Forlì. Stefania Bianchini questo titolo lo vede lentamente andare via. Lo vede lentamente andare via. Sta provando a mettere tutte le ultime risorse per cercare di trovare il colpo della domenica, ma sarà difficile, anche perché vedo una Simona molto concentrata, molto attenta soprattutto a non sbagliare, e quindi in questo caso vigilare sul vantaggio nettissimo accumulato fino a questo momento. Non vuole strafare, ma non vuole correre rischi. Certo che adesso un po' le forze vengono a mancare anche a Simona, non ha più quel colpo d'occhio. Sì, la capacità di rientrare, certo. E dato qui il clima in qualche modo da stadio, si prepara, certo, no, ad arrivare così come al triplice fischio finale dell'arbitro, in questo caso al suono del gong, non già della nona ma della decima ripresa, che comunque non è lontanissimo il suono del gong. Dobbiamo dimenticare che questi appuntamenti, questo rinnovarsi degli appuntamenti con il pugilato da parte di Italia 1 proseguirà il prossimo 26 aprile con l'europeo di Sarrezzo, in Sardegna, poi vedremo l'europeo di Branco, finalmente Gianluca Branco contro Lions, perché se lo merita questa chance, speriamo che possa portare anche, riportare il titolo in Italia, questo titolo europeo. Quindi Italia 1 che ritorna nel pugilato in un momento importantissimo per il pugilato italiano. Tu a Pechino porterai 4 pugili, speriamo che Atene ce ne dia l'opportunità di portare anche qualcun altro, certo, la prossima selezione per le Olimpiadi. Io spero poi di ritrovarmi con questi professionisti a poter... E si conclude, continuiamo fra pochissimo, certo. Allora chiudiamo quel discorso, perché non dobbiamo dimenticare che il 2009 è un anno importantissimo per il pugilato dilettantistico italiano, perché l'Italia a Milano ospiterà i campionati mondiali dilettanti. E quindi un appuntamento importante, e noi ci arriveremo e speriamo che lo confermi Pechino con delle prime donne, pugilato maschile. Prime donne nel senso di importanza. Certamente. E speriamo anche in futuro poi di seguirli come... Beh, pensa alla 1984 Olimpiadi di Los Angeles, sì, con la tua partenza, quella di Maurizio Stecca. Ci auguriamo che il 2008 sia propedeutico come lo fu il 1984. Stiamo però per assistere all'ultima ripresa del campionato mondiale dei pesi mosca versione WBC. Simona Galassi, la sfidante, in netto vantaggio ai punti su Stefania Bianchini, la campionessa. Ultimi due minuti, deve tentare il tutto e per tutto la campionessa per conservare il titolo. Non sarà facile, perché può vincere solo prima del limite. Prova a lavorare sotto la Galassi, sui colpi larghi, tocca con il gancio sinistro largo la Bianchini. Tocca con il sinistro la Galassi, 1-2, il destro era appoggiato ma ha preparato la strada alla sinistro. Ancora il sinistro, gancio sinistro della Galassi. Riesce ad entrare con una facilità incredibile, però. Eccolo ancora, guarda. Prova a lavorare sotto la Bianchini, perché è indomita, bisogna dare, certo, atto alla campionessa del mondo che ha venduto la cara. Sì, sicuramente. Certo. L'ha pressata per tutte e 10 le riprese, forse due riprese non ha aumentato questo ritmo qui, non ha portato questo ritmo qui, però bisogna dargli atto proprio che ha messo tutto in campo. E che dobbiamo ancora ricordare che questi colpi dritti, anche il che non impressionanti,
della Galassi sono quelli che tengono lontani gli avversari. Certo. Spezzano le azioni, come si dice, cioè tu parti, sei convinto di portare un colpo, ti arriva il destro e tu non sei più, quindi questo è non importante. Vai al tappeto, ma rifletti. Esatto, rifletti e poi ti tocca arrivare il sinistro, bellissimo. Il controtempo della Galassi che è sempre dentro il match e ora prova anche a rispondere, visto che siamo nel finale del match, alla voglia da parte dei tifosi di vedere qualche scambio bello più cruento. Lavora sotto la Galassi, vuole finire alla grande, dimostrare di avere fiato. Certo, l'aveva detto la Bianchini, non è facile combattere per 10 riprese. Benissimo. È preparata benissimo, ma la Simone è una gran professionista in tutto. E si conclude il match. Si conclude il match. Gioia all'angolo di Simona Galassi. Mi sembra che non ci siano assolutamente dei dubbi su quello che sarà il verdetto, che noi naturalmente verdetto 91 a 98. Bella Florian 92 a 98. Giudice Predrag Aleksic 90 a 99 con decisione unanime. Beh, siamo lì, punti. Facciamo i conti di quanto abbiamo noi, non ci sono assolutamente. Beh, sì, diciamo che la vittoria è stata netta però... senza storia, grazie alla Bianchini per quanto ha fatto fino ad ora. E ora godiamoci la Galassi che fa un passo in più sul piano tecnico e della spettacolarità del pugilato, della garanzia comunque di fare sempre e sempre meglio. Naturalmente attendiamo di poter intervistare la campionessa, la neo campionessa del mondo, che riceve ora il bacio e l'abbraccio di Mauro Betti. Eccola che Salvatore Chierchi la porta qui. Eccola qua. Bravo. Complimenti, ecco il verdetto. 91 a 98. Bella Florian 92 a 98. Giudice Predrag Aleksic 90 a 99 con decisione unanime. Beh, siamo lì, facciamo i conti di quanto abbiamo noi, non ci sono assolutamente. Beh, sì, diciamo che la vittoria è stata netta però... senza storia, grazie alla Bianchini per quanto ha fatto fino ad ora. E ora godiamoci la Galassi che fa un passo in più sul piano tecnico e della spettacolarità del pugilato, della garanzia comunque di fare sempre e sempre meglio. Naturalmente attendiamo di poter intervistare la campionessa, la neo campionessa del mondo, che riceve ora il bacio e l'abbraccio di Mauro Betti. Eccola che Salvatore Chierchi la porta qui. Eccola qua. Complimenti.